siamo insieme alla neonata mirrorless di casa Nikon, preciso la Z6, quella col sensore da 24 megapixel, con l'ottica 2470f4. Un bellissimo display basculante posteriore che a differenza di Canon però non permette la rotazione totale, ma permette comunque un certo numero di movimenti tipo questo, molto comodo per filmare dal basso. Inoltre ha questo bellissimo display superiore, molto molto bello. Presenta un joystick molto comodo per la messa a fuoco, derivante dai corpi più professionali e non semplicemente trascinando sul touchscreen come altre macchine un po' più base. Il mirino ha una buona risoluzione, ma soffre ancora un po' di shutter lag, quindi quando vado a muovere la macchina velocemente il mirino non segue velocemente. Comunque il grip per essere una mirrorless è molto buono, sta in mano bene, sempre ho la sensazione del mignolino che perde, che non ho su corpi più grossi, come ad esempio la 5D con cui stiamo filmando. Qui ha messo la ghiera col pulsante per evitare di cliccare erroneamente. E abbiamo sempre la ghiera anteriore e la ghiera posteriore. Personalmente la ghiera anteriore la trovo un po' troppo nascosta nell'impugnatura e va a scivolare, non si prende benissimo, è un po' troppo a filo col bordo del design, del resto del design. Invece questo blocco qua per il pollice lo trovo molto comodo, si posiziona molto bene. L'unico difetto si può avere è che se nell'impugnatura si tende a spingerlo un po', si sente, cigola un po' perché appunto è il movimento di apertura. La camera però, come potete vedere, nonostante sia mirrorless da spenta, è molto veloce ad accendersi, molto più veloce della Canon. La Canon ci mette quasi il doppio. Permette la registrazione in 4K fermandosi a 30 frame per secondo, però molto buono. E abbiamo lo stabilizzatore sul sensore, a differenza di Canon. Abbiamo nel display lo Zebra, cosa molto comoda e apprezzata per i videomaker. In questo momento la situazione di luce è sfavorevole, infatti è molto buio lo stand. Però comunque è un prodotto sicuramente riuscito. Per i videomaker grazie alla Zebra è un corpo più compatto, per il fotografo che utilizza attualmente per professione una D850 o una D750, una D810 non consiglio il camper.